Amici della voce dell'Altesino, Genga dintorni, Genga in forma, questa sera metto anche Genga TV. Un'iniziativa bellissima che Genga in forma e la voce dell'Alto Esino, se avete seguito le vicende, il mio blog precedente, Genga in forma, è stato sabotato da qualcuno, mi ha messo come autore, mi hanno messo come autore, quindi non posso più seguire e praticamente fare i lavori su Genga in forma, e ho deciso di creare la voce dell'Alto Esino. Questa zona bellissima, conosciutissima per le grotte, per il paesaggio, per il tempo libero, per i divertimenti. Quindi praticamente ho dovuto cambiare, a parte che è giusto, dato che Genga in forma è un blog, no, è un gruppo su Facebook, e allora ho voluto cambiare il nome per rendere unico Genga in forma e lasciare tranquillo l'altro blog su Blogger che ho creato recentemente, sta avendo un grande successo. Io sono molto felice di questo fatto, anche per il contatto che ho avuto con questa nuova idea bellissima di questa televisione, questa TV, Genga TV, che non so quando è nata, però io ho approvato subito, quindi mi hanno messo sui link praticamente consigliati. Io sono felice, mi hanno messo come Genga in forma, va bene, dato è la stessa cosa, o Genga 2000 e oltre blogspot.it. Sarebbe la voce dell'Alto Esino, Genga e dintorni, è la stessa cosa. L'essenziale è che andiamo un pochetto più fuori del nostro territorio grazie a questa nuova idea bellissima, perché esistono altre televisioni, ma questa secondo me è la più prestigiosa, dato che parla del nostro territorio. Stefanori Multimedia è praticamente il network che ha creato questa bellissima iniziativa. Io, come ripeto, l'ho approvata, e sicuramente anche la direzione del Consorzio Frasassi, l'ente dove io lavoro, sicuramente l'approverà, perché è una bellissima iniziativa, in modo che avremo io dalla parte della carta, diciamo, no, della carta stampata, diciamo di questo blog che ho creato dopo la chiusura di Genga 2000. Genga 2000, se vi ricordate, era un giornale che è stato creato, un quotidiano, no, un periodico, perché scappava, non mi ricordo se ogni sei mesi, quattro mesi, sei mesi, che aveva creato il Comune di Genga e il Consorzio Frasassi. Quindi era un giornale che serviva al Comune e alle grotte di Frasassi. Invece, dopo ha chiuso, perché aveva un costo la pubblicità, la stampa, pagare il direttore responsabile, non è uno scherzo. Io non volevo che a Genga rimanesse il vuoto, praticamente non c'è più il giornale, non c'è più notizia, a parte che si parlava del comune, delle grotte, era un giornale anche politico, difatti i vari responsabili del comune delle grotte scrivevano le loro cose, l'assessore ai lavori, l'assessore al turismo, l'assessore alla cultura, l'assessore allo sport,
il sindaco, il vice sindaco, quindi praticamente ognuno aveva il suo spazio, ma era un giornale che sì, la gente lo leggeva, ma poi lo buttava via. Ecco la mia idea col tempo di creare un blog dove io non parlo solo di Genga, come avete visto, ma parlo anche delle frazioni dei paesi vicini. Difatti ci sono le feste, le sagre, gli eventi, il tempo libero. Il mio blog non parla di politica, il mio blog parla di turismo, gastronomia, tempo libero, viaggi, cosa fare, cucina. Io parlo di tante, 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 tante cose. Ogni tanto, come avete visto, pubblico dei video. Abbiamo avuto la fortuna che la famosa passerella di Gattuccio sta andando avanti nei lavori, quindi praticamente presto avremo la possibilità di ripercorrerla e la voce dell'Alto Esino e Genga in Forma con il proprio video farà un servizio speciale che poi spero verrà trasmesso anche dalla nuova TV che ha sede a Roma. Per contatti con questa televisione andate sul mio blog e in fondo c'è un banner, voi lo schiacciate ed entrerete in questa nuova TV. Quindi schiacciate tranquillamente il banner sotto il blog nella parte pubblicitaria e avrete la possibilità di seguire Genga TV, una televisione. Non l'ho creata io, eh. Io ho creato il blog, ho, come avete visto, creato diversi mesi fa Genga Informa il lato buono della vita su Facebook e siamo arrivati a oltre 1000 membri. Quindi, se aumentiamo, sono più contento perché avrete la possibilità, se volete, io mi appello alle Proloco, ai comuni e ai gruppi e alle persone che organizzano le sagre di pubblicare ogni tanto i loro eventi. Io li vado a pescare qua e là, prendo i Deplian, li fotografo oppure vado nei loro siti internet per fare l'inserzione. Io non vi chiedo una lira. Certo, la pubblicità su Genga TV ha un costo, naturalmente. Mandare avanti la televisione, non so Stefanori Multimedia quanti collaboratori ha, però praticamente la televisione multimediale ha un costo. Non è come io che lo faccio per hobby, dato che ho un lavoro e la pubblicità non vi costa niente. Quindi vi ripeto. Se ecco, venite dalle mie parti, mi date il vostro biglietto da visita, la vostra descrizione, io vi metto lo spazio pubblicitario su La Voce dell'Altesino, Genga e dintorni, e ogni tanto vi metto anche su Genga Informa, il lato buono della vita, il gruppo che ho creato su Facebook. Quindi praticamente ecco, è una mia iniziativa, sta piacendo e quindi sono felice e sarò felice se l'iniziativa dell'amico Stefanori Multimedia di Roma con la sua Genga TV, la web TV nuova, adesso non so quando è nata, eventualmente se Stefanori mi segue, mi farà una piccola storia su come è nata questa TV in modo che la conosciamo. E potremmo capire che è un qualcosa di utile. Io ho visto poche immagini perché non ho tempo sul lavoro tra i protocolli, le telefonate che stanno arrivando a sprombattuto dei turisti per le informazioni delle grotte di Frassassi, per la visita, per il giro speleologico, per i paesi vicini. Stanno arrivando telefonate addirittura. Per il parco dei dinosauri, i vari ristoranti, ma io i vari ristoranti purtroppo nel lavoro, durante il lavoro non posso dare informazioni sui ristoranti e vi invito a
Magari mi scrivete una mail, io tramite mail vi posso rispondere anche durante il lavoro, non c'è problema, però durante il lavoro sulle telefonate, se voi mi chiedete qual è il ristorante migliore, dove andare a mangiare, a parte che io sono amico di tutti i ristoranti, quindi io non è che sono di parte per uno o per un altro, quindi praticamente io cerco il più possibile di mandare da una parte all'altra sperando che i vari locali non si arrabbino. Io non posso dare i volantini perché lavoro, certo quando sarò in pensione chi vorrà mi accaparrerà e io la mia esperienza turistica, a parte che io sono amico di tutti, quindi io dovrei avere per tutti i ristoranti vi genga un volantino a testa, perché io non sono di parte di uno, ma sono di parte per tutti, io sono amico di tutti, quindi questo è il mio messaggio di Ferragosto, amici, il mio messaggio di Ferragosto che sta arrivando, ecco, ormai oggi siamo il 13, io il video lo pubblicherò domani in data 14, però il buon Ferragosto vi arriverà. Ah, vi ricordo che il 16 agosto c'è una grande festa a Piero Sara. Ormai non si contano più le edizioni perché è la sagra organizzata dai giovani con la loro bomba, la sangria prosaiola. Ormai sta avendo grande successo, quindi assaggiatela se non siete abituati a bere, non bevetene più di tanto perché dopo vi fa male e praticamente mi dispiacerebbe vedervi ubriachi e avere problemi con i carabinieri o con la polizia per quanto riguarda la patente. Quindi se, ecco, se bevete cercate di fermarvi magari a dormire in un'area di sosta lì a Piero Sara e di smaltire un po' l'alcol che avete bevuto. Ah, ho pubblicato oggi un'altra bellissima festa, la festa rurale di Domo di Sara San Quirico, e avremo la fortuna di avere le telecamere di TVRS, un'altra TV di cui ho un amico, però che non si interessa di moto, ma si interessa di bocce. Io con questo mando un saluto anche a Maurizio Marinelli che ogni tanto mi manda il servizio sulle bocce. Certo, mi piacerebbe avere anche come collaboratore Esposti, Aldo Esposti, ma sicuramente non a tempo, certo, dopo ne ho un altro. Umberto Martinelli che segue il ciclismo, anche dalle nostre parti. Farò una cosa, amici, se vorrete, cercherò di mettere nei prossimi giorni il link di TVRS online in modo che potrete seguire anche questa simpatica televisione marchigiana TVRS dell'amico Dondino di Recanati. Io conosco quelle zone, andavo a collaborare ogni tanto su una radio di Recanati e ho diversi amici laggiù, quindi mando un buon Ferragosto anche alla redazione di Radio Cuore di Recanati e TVRS di Recanati. Mando anche un saluto ai colleghi, se no si arrabbiano i colleghi di TV Centro Marche di Jesi. TV Centro Marche è un'altra televisione locale, quindi se avrò la possibilità, se loro hanno hanno diciamo il link per far vedere la televisione online, metterò anche TV Centro Marche in modo che nel mondo avrete la possibilità di poter seguire questa televisione in streaming. Io sono amico di tutti, amici. Io non è che sono di parte le radio, ho tanti, 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 tanti amici. Sono anni che avevo il pallino di pubblicare un blog dopo che sono stato mandato via malamente dalla redazione del Resto del Carlino di Ancona nel 1997.
Mi è dispiaciuto perché mi piaceva scrivere, ogni tanto pubblicavo gli articoli, ma oggi ho la mia rivalsa con il mio blog, La voce dell'Altesino, Genga dintorni e Genga in forma, che ha superato i 1100 membri. Io vi invito ad iscrivervi, a diventare membri di Genga in forma, il lato buono della vita su Facebook. Non costa niente, non mi impegna a niente, solo che, ecco, prego le proloco, i comuni, le ditte e le varie organizzazioni ogni tanto di pubblicare il loro post su Genga in forma su Facebook, in modo che avrete la possibilità di vedere il vostro spazio su questo blog che è seguitissimo per le feste, le sagre, i concorsi, i lavori, il tempo libero, il volontariato. Ah, mando anche un saluto agli amici della Protezione Civile di Genga e dei comuni, la comunità montana dell'Alto Esino e del parco della Golla della Rossa e di Frasassi. Mando anche un saluto al responsabile regionale della Protezione Civile, mio carissimo amico il dottor Roberto Oreficini, che io in passato ho cercato di creare la Protezione Civile qui a Genga, ma purtroppo non mi è stata riconosciuta. Ma io sono contento uguale perché io sono invalido e non ho. No, io cammino e faccio. Solo che ho avuto da piccolo la paresi, praticamente non sono in grado di ottemperare a quello che obbliga la Protezione Civile. Io stare dietro a un tavolo e a un telefono non me la sento. Mi sarebbe piaciuto andare in giro per gli interventi con le auto che si vede solitamente per la protezione civile, che vanno in giro di qua e di là per la prevenzione degli incendi, per i servizi logistici e per altre cose, quindi non fa niente. Io cerco di fare il mio servizio sociale su questi due miei tesori, Genga in forma al lato buono della vita su Facebook e su Blogger, Genga 2000 e oltre, punto blogspot.it. Praticamente voi su internet cercate la voce dell'Alto Esino, punto Genga e dintorni. Quello è il mio spazio. Si viene visto in tutto il mondo. Io mando un saluto a tutte le nazioni del mondo che mi vengono a seguire. Mando un vaffanculo, scusate il termine, a Urlespia. Quello che praticamente quando avevo Genga in forma mi ha offeso dicendomi che avevo 300 visite al mese quando ne ho tantissimi, lo vedete voi stessi con le visualizzazioni di pagine che pubblico settimanalmente, mensilmente su il blog, quindi praticamente Urlespia non date retta perché racconta solo cazzate. Scusate il termine, io non voglio essere offensivo, cattivo, ma dico la verità, perché ci sono come Standard & Poor's che ha declassato l'Italia in negativo, invece non è vero, anche quella è una cazzata. Chi ha detto che l'Italia è in negativo? Chi ha detto che praticamente non c'è lavoro, i giovani non vogliono lavorare. Non è che non vogliono lavorare, è che non seguono, perché basta guardare e andare nelle varie cose, quindi praticamente cercare le inserzioni. Basta andare sulle notizie di Facebook, la Gazzetta del Lavoro, le varie organizzazioni pubblicano le inserzioni, cercasi personale. Lidl assume, la Coop assume, la Telecom assume, la Trenitalia assume. Praticamente, ecco, bisogna darsi da fare per lavorare, non dire che il lavoro non si trova, è che i giovani non vogliono lavorare. I giovani
vogliono stare a spasso e campare sulle spalle dei genitori. Quindi praticamente questo è il mio messaggio negativo per quei ragazzi che dicono che non trovano lavoro, invece non è vero, non vogliono lavorare perché il lavoro si trova, volendo o non volendo, si trova. Quindi praticamente, ecco, mi è venuta a trovare la mia gattina Mizzi. In questi giorni pubblicherò il suo video durante la sua caccia a una cavalletta. E io cercherò di pubblicare su questi spazi praticamente i video più simpatici, più belli. Avete visto, se cercate su YouTube, su Gilberto Gattucci, adesso non mi ricordo se Gattucci Gilberto Gattucci, ho pubblicato i video del 40° compleanno di Graziano e Cinzia Ragni. Ho fatto una serie di video dei gruppi musicali, certo con un telefonino di 40 euro la qualità dei video è scadente, però ragazzi, io col tempo, con tutte le spese che ho, non ho tempo di comprarmi praticamente la telecamera o la videocamera, quindi praticamente cercherò col tempo di prendermi qualcosa per migliorare qualitativamente il servizio video. Adesso contentatevi di questo e abbiate pazienza, perché io prima penso alla famiglia, penso di pagare i debiti, diciamo, le fatture che mi arrivano, che sono la gatta sta giocando con la carta, non c'è, ecco, ha buttato giù la carta, non c'è problema. Allora, questo è il mio augurio di Ferragosto, amici, è il mio augurio di Ferragosto, perché Ferragosto sia una festa per stare insieme, una festa per stare in allegria, una festa per stare in casa. Se volete, il giorno dopo Ferragosto fate le vostre scampagnate e venite a trovarci alle grotte di Frasassi, anche se è il giorno dopo Ferragosto e avremo tantissima gente. Quindi non so se nelle principali ore della giornata riuscirete a fare la visita alle grotte di Frasassi, perché di gente ne verrà, almeno negli anni passati ne è venuta tantissima. La gatta sta cercando di uscire, è chiusa dentro, perché io sto realizzando il video e adesso la farò uscire. E dato, ecco, la gatta mi è montata su, in modo che io chiudo questo video, se no diventa troppo monotono. Un saluto circolare a tutti. Io mando il buon Ferragosto all'amministrazione comunale di Genga, all'amministrazione del consorzio Frasassi, alle varie organizzazioni, ai vari amici, tra cui il 747 Caffè, il bar qui vicino a casa mia, e alla Contram di Camerino e Fabriano, che mi porta tutti i giorni al lavoro e poi mi riporta a casa, alla ditta Gabrielli, che ci fa un bellissimo servizio di andata e ritorno alle grotte di Frasassi, ai vari ristoranti, non li elenco tutti perché sono tanti, per non fare male a nessuno, perché potrei dimenticarmi di qualcuno, ma i ristoranti, alle bancarelle, diciamo, ai chioschi alimentari, ai chioschi souvenir, alla biglietteria, alla caserma dei carabinieri di Genga, agli amici della Guardia di Finanza di Fabriano, alla polizia di Fabriano, al commissariato, quindi alle Proloco delle Marche, al presidente Gianmario Spacca, il presidente della regione, e quindi praticamente a tutti. Io non voglio dimenticarmi di nessuno. Radio Gold Fabriano, alla direttrice Gigliola Marinelli, a Radio Blu, Radio Subasio, quindi tutte le radio che praticamente si riesce ad ascoltare in zona. Umbrianet, che non so se ha installato alla piazzale delle grotte del Dostal Mercatino di Frasassi, praticamente il wifi pubblico. Adesso mi informerò e quindi praticamente ogni tanto ci potremo sentire lavorando col computer anche fuori casa, perché adesso, come vedete, sto in casa e ho il bellissimo sfondo
bellissimo sfondo delle frange del lampadario, quindi mi fa come sfondo, perché di solito lo sfondo è bianco, è monotono, invece questa sera, fortunatamente ho puntato la luce facendo ombra della frangia del lampadario in modo che abbiamo un po' di sfondo dietro, perché lo sfondo bianco non è che sia bellissimo. Mando un saluto ai miei collaboratori, a quelli che pubblicano i vari post, alla ditta Zanox RL di Milano che mi manda i banner pubblicitari. Anche se la gente con la crisi economica non compra, però i banner ci sono. Quindi praticamente a tutti un saluto circolare, a tutti un buon Ferragosto. Questo è il mio messaggio di Ferragosto. È un messaggio per tutti gli amici del mondo, per quegli italiani che stanno all'estero da sempre e quelli che mi conoscono dal Canada, gli Stati Uniti, l'Australia, Belgio, i paesi dell'est, certo, io non ho avuto la fortuna ancora di avere un paese, mi sarebbe piaciuto avere, ma non so se lassù, no, penso che internet sia l'Islanda, che ho avuto l'Islanda, il Galles, ho avuto l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, il Portogallo, ho avuto. Per l'Africa ho avuto no, la Tunisia non l'ho avuta mai. Ho avuto il Marocco, ho avuto due visite, il Camerun, la Costa d'Avorio, gli Emirati Arabi, l'Iran. Ho avuto una volta l'Iraq, ho avuto la Siria, dove adesso in Siria sta succedendo tanto casino. Speriamo che le varie frange dei musulmani si calmino perché la Siria non è un brutto paese da come mi dicono degli amici, anche gli stessi. Conosco un corrispondente di una televisione privata che lavora praticamente in Siria e succede tante 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 cose. Saluto praticamente tutti, buon Ferragosto e seguite, mi raccomando, la voce dell'Altesino. Genga dintorni, Genga in forma e soprattutto la nuova televisione della Stefanori Multimedia, Genga TV. Praticamente ecco, gengatv.blogspot.it è il modo per andarci e ecco, mettetela tra i vostri preferiti e quindi praticamente avrete la possibilità di seguire la TV. Amici miei, l'ho fatta un po' lunga, ma questo era il mio ultimo messaggio per Ferragosto. Vi aspetto a Frasassi e se avete la possibilità ci incontreremo sicuramente. Io sto spesso alle bancarelle, diciamo al piazzale dove è la biglietteria, il parcheggio, quindi qualcuno ogni tanto mi riconosce e questo mi fa piacere. Stiamo insieme, una bisbocciata insieme, due chiacchiere. Però la mattina no, la mattina lavoro, è da lunedì al sabato, dalle 8 alle 14, poi faccio pranzo, quindi dalle 15 in poi, fino alle 17, 17:30, 18, mi trovate al parcheggio delle grotte di Frasassi. Mando anche un saluto alla pizzeria di Andrea e Valentina, la pizzeria che sta all'inizio del mercatino, quel chiosco dove è scritto Tabacchi Pizzeria. Ecco, qualche volta mi trovate lì, se no mi trovate nella zona alimentari. Io sarò da Gaetano, Angela, Magda, Katia, poi abbiamo Marica. Concetto, Silvio, Anna, Silvio, Stefano, questi qui e Bucci. Quindi ecco, sono 8 chioschi. Io praticamente sono quasi sempre lì. Oppure mi trovate da Emanuele, quello che vende gli orologi, quelle bellissime cose. Che il primo chiosco che sta
vicino, diciamo, la zona dei bagni, la parte opposta dei bagni. Quindi mando un buon Ferragosto anche a Emanuele, a Chicco e a Marco, quei tre amici che stanno in quelle zone lì. Io frequento quelle zone lì. L'ho fatta lunga, perdonatemi, ma era dovere. Ciao, e il vostro Gilberto con un abbraccio saluta tutti. A presto!